La torre dell'orologio astronomico si trova nel centro di Mantova. In particolare, la sua bellezza rappresenta un completamento del Palazzo della Regione, ad opera di Luca Fancelli nel 1473. Gli orologi astronomici si erano molto diffusi già nel XIV secolo in tutta Europa. L'orologio astronomico di Mantova è il secondo italiano in ordine di tempo e il primo che si trova ancora oggi nel sito per cui venne concepito. La costruzione dell'orologio è stata documentata in una lettera dei Manfredi, che ha reso possibile una preziosissima testimonianza del suo modo di indicare il tempo e della cultura astrologica che ancora nel Rinascimento dispiegava la propria influenza. L'orologio ha almeno 8 effetti, ovvero funzionamenti. Il primo fa sì che il popolo apprenda quante ore sono passate dal tramonto del sole. Il secondo consiste nel mostrare il segno zodiacale in cui sta il sole. Il terzo effetto mostra se la luna è nuova o piena. Il quarto rende possibile il calcolo dell'ascendente. Il quinto effetto descrive quali tra i 7 corpi celesti conosciuti regna in una certa ora. La figura che brilla nella parte centrale del quadrante dell'orologio è la mitologica madre di Diana ed Apollo, ovvero della luna e del sole. Sopra il suo capo viene rappresentato il crescente lunare, al suo fianco un cerbiatto. Accanto alla mano sinistra viene indicata la fase della luna. Dalla stessa mano parte un raggio dorato che indica un segno dello zodiaco. La mano destra, invece, armata di falcetto, indica il giorno del ciclo lunare.